Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video oggi andiamo a vedere questo pacco qua, che non è nient'altro che il pacco che ho ordinato su Temu. Andiamo a vedere, è arrivata in 10 giorni circa, quindi ottimo direi. Andiamo con il primo prodotto. Questi qua sono, andiamo a vedere dei nastri per nastri particolari per aggiustare le toppe delle zanzariere, perché sono tipo nottelate ma fatte apposta per aggiustare. Fammi vedere come si aprono. Sì, e poi sono pure autoadesive, vedete come sono fatte, così, in modo tale che se avete un buco che si è formato, invece di ricompare tutto da capo, questa qua adesiva potete aggiustarla. Adesiva, biadesiva, quindi dopo magari vi faccio vedere a fine video un pezzetto di zanzariera che si è rotta, come si andrà ad aggiustare. Quindi vi danno tre rotoli, non c'è tre rotoli perché comunque poi vai a risparmiare. Altro prodotto per chi è ciecato, delle carte da gioco in formato grande, non gigante ma grande. Andiamo ad aprire. Certo, mi potevo portare un paio di forbici. Carte gigante, qui c'è scritto nel formato. Andiamo a vedere come sono fatte. Così, carta vince, carta perde, però ci vanno bene. Vabbè, sono nuove ovviamente, ci sono tutte, sì, spero di sì, non me le vado a contare. Fatemi fare una cosa che facevo quando ero un piccolo mago. Vabbè, troppo grandi, non ce la si fa. Ovviamente trovate in descrizione tutto quanto, link dei prodotti, comprensivo di spesa, di prezzo. Non mi ricordo i prezzi dei singoli prodotti, io posso dire che all'incirca tutto quello che vedete in totale avrò speso una cinquantina di euro. Passiamo al terzo prodotto. Ta-tan! Che cos'è? È un saldatore portatile a batteria che si ricarica con la USB e che c'ha tanto di display per vedere la temperatura. Questa è una scommessa, nel senso, funzionerà? Non funzionerà? Genialata? Vaccata? Pagato pochissimo, vi danno questa cosa qui, una bella confezione, si apre così, voilà. Vabbè, era al contrario. USB da una parte, tipo C dall'altra per la ricarica, poi questo aggeggio qui che devo capire bene che cos'è, poi un po' di filo per saldare, veramente poco. Ah, ecco, adesso sì, ho capito che cos'è, per pulire la punta, il manualetto di istruzioni in inglese e in cinese. Qui vi danno, penso sempre per saldare, la pasta, mi sa per pasta saldante dovrebbe essere, e poi ecco qua, sembra quella che te fumi ma non è, il prodotto USB battery 3.7 volt, tre pulsanti accensione spegnimento è lo stesso più e meno per la temperatura. Qui andrà messa la punta, che è questa qui, credo si metta così. Ok, poi questa scalderà, immagino. Ah, e già è così? Si leva e si mette così, perfetta, punta sottilissima. Vediamo se c'è un po' di batteria, off. Lo devo andare a ricaricare, lo devo andare a provare. Sarà da ricaricare appunto la batteria per farlo funzionare. E quindi lo proverò e poi vi farò sapere tramite delle storie Instagram se ne vale la pena oppure no l'acquisto. Andiamo avanti con il prossimo prodotto. Cosa c'è qua dentro? Vediamo un po'. Oh, questi sì, questa è proprio una figata, guardate ragazzi, queste me le porterò in viaggio quando vado in vacanza tra qualche giorno. One show. Oh yeah, oh you bitch. Come sto? Beh, dai. E poi queste che c'hanno di particolare? C'hanno sta cosa? Sembra quel meme. What?
Ce l'hai con me? Ce l'hai con me? E poi... Fighérrimo. Continuo il video così. Si vedono bluette le lenti. Sì, dai, 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 va. Mi piacciono. Pagate una cavolata queste. Poi... Questa di pallone. Forse faccio il reso, no, vabbè. Allora, sempre in abbinamento agli occhiali. Ma perché ho comprato? Ok, questo sì che è un cappello. Che mi sta pure abbastanza bene. Io. Ma se illumina di tutti i colori e di notte fa una figata assurda. Adesso state vedendo l'effetto appunto al buio, magari se andate in un locale di sera, in un pub, in discoteca, vi mettete questi occhiali, vi mettete sto cappello e ballate e rimorchiate, forse. Poi però devo capire come si spegne. Ah, qua dietro c'è la ricarica. Ecco, infatti, USB da una parte tipo C dall'altra. E mi raccomando, questo non va lavato in lavatrice, ma al massimo a mano, facendo attenzione a non rovinarlo. Andiamo avanti. Quanti altri prodotti mancano? Uno o due? Manca questo prodotto qua. Pensavo di averne preso un altro. Invece no, basta, finiti. E questo, come ovviamente potete vedere qua dalla scritta, visto in TV. Sì, ma in TV in Cina. Non so se anche qui in Italia. Oh. Serve per tagliare, un accrocco per tagliare l'anguria o il cocomero, come dir si voglia. Fai così, paf, e vi taglia precisamente. Taglia bene. Tutte le fette già a disposizione. Sì, sono piccole, così potete mangiarne di più, potete darne a più persone. Funzionerà? Non funzionerà? Boh, adesso non c'ho il cocomero, dovrei andarlo a comprare e poi vi aggiorno. Quindi, ricapitolando, 1, 2, 3, 4, il cappello, 5, 6 prodotti, in totale circa una cinquantina di euro ho speso. Quello che costa di più mi pare che fosse il cappello, intorno ai 20-25 su per giù. Ragazzi, come sempre il video finisce qua. Questo è un po' le spese che ho fatto, queste cose. Una spesa che mi sono dovuto togliere qualche sfizio, qualche cazzatella qua e là in questa estate molto caliente. E non mi resta che salutarvi. Vi ricordo i social, di seguirmi se volete, di iscrivervi al canale per non perdervi altri video riguardo il mondo della tecnologia, unboxing, cose così, ma non solo. Su YouTube, like, commento se volete, io sono qua. Scrivetemi quello che volete. Se vi ho tenuto compagnia, mi fa molto ma molto piacere. Ragazzi, questo video è tutto. Io vi rimando a un prossimo video. Vi auguro una buona serata. State vedendo questo video di sera, a buona giornata. Lo state vedendo di giorno. Ciao.